Ricordo di te. Ce l'hai un nome? Io ci dico, è com'è il tuo nome? È quello uguale a ieri. Uguale a ieri. No, ieri come ti chiamavi? Come ti chiamavi ieri? Amore. L'altro ieri non lo sa. L'altro ieri. Che memoria. Un anno fa come ti chiamavano? È che sei uno scienziato, sei. Uno, due, one, two, three, quattro. L'arte di strada per noi è rappresentare il teatro per strada, semplicemente. Dare uno spazio ai bambini durante questi eventi è fondamentale. A volte diventano spettatori ma non protagonisti. Allora il mio progetto è quello di coinvolgere i bambini e bambine. Io sono un professore. No, semmai io sono un profusore. Questo è uno strumento che è nato in questa bottega. Il legno è materia viva, non smette mai di vivere. Siamo l'unica azienda in Calabria a fare i tappeti ancora annodati a mano e l'unica azienda al mondo a tessere sul telaio i metalli nobili come l'oro e l'argento sia in trama che in ordito. Abbiamo lasciato il percorso di Aleksandr Barbera Ivanov per giungere qui, dove il Goya, questo autore pittorico spagnolo, va a dipingere la Cosenza aragonese contestualizzata. Li troviamo a Ragazza d'Upisce. È un ottimo evento culturale, credo, per far venire il maggior numero possibile di persone a visitare questa incantevole città. Quindi siamo ancora in tempo per coinvolgere tutti i cosentini e non a vedere con questa forma del festival la città di Cosenza, che è pronta per eventi turistici culturali come questo. Riuscitissima manifestazione di piazza in piazza che conclude questo evento Centro Storico in Movimento. Ci abbiamo creduto, abbiamo rivitalizzato il centro storico. Io un ringraziamento lo voglio fare all'amministrazione, quindi l'assessore Pastore, il sindaco Mario Chiuto, ma un ringraziamento particolare ai ragazzi di MK Live e Be Alternative. Perché abbiamo scelto questo piatto? Innanzitutto per dare un contributo a chi non c'è più un centro storico, che è la città di Amatrice. Questo ovviamente non è quello che vedrete nelle sagre normali, ma... È bello di vedere che ci sono tante persone creative a Cosenza che ci danno da fare. Finalmente noi cittadini abbiamo potuto gioire con loro e percorrere Corso Telesio in un'atmosfera surreale. Fa piacere, bravo. Volevo ringraziare MK Live e Be Alternative perché ci ha dato la possibilità di esporre le nostre foto. Io sono
fotografo, graphic designer. Io mi occupo più di fotografia naturalistica, comunque è stata una bellissima esperienza. Brava Cosenza. Un omaggio alla creatività. Alla creatività anche di questo festival. Qui c'è terreno fertile. Perché ci siete voi? Perché ci sono i colori, ci sono i bambini. Sono felice di essere venuto qui, tra i colori di Cosenza Vecchia. C'è sempre qualcosa di nuovo. Ecco questa bella piazza. Nessuno se la poteva immaginare, ma i bambini sì, perché l'immaginazione fa volare. Siamo contenti perché abbiamo realizzato questa prima edizione del Festival di Arti e Musica di Strada. Abbiamo quasi concluso e già stiamo pensando cosa fare il prossimo anno, cosa migliorare, cosa cambiare, cosa riconfermare. Quindi bene così, avanti, la città ha risposto bene, perché vuol dire che questo centro storico ha bisogno di vivere e la gente l'ha dimostrato. Accompagnare la città verso una nuova cultura, che è quella dell'arte di strada. Sono felice per quello che è successo, per come ha risposto la gente, per come il centro storico è diventato teatro di questa manifestazione, e come il pubblico sia stata tutta Cosenza, magari tutta la Calabria. Avanti così, ci vediamo l'anno prossimo.